La risposta popolare nella prima settimana di guerra. Come poteva essere lo stato d'animo della popolazione agli inizi della guerra? Non sempre e non subito e non ovunque prevalse lo slancio patriottico cui aveva fatto appello il discorso di Stalin. Ci furono anche panico, sgomento, disperazione. L'opinione pubblica rimase fortemente scossa e traumatizzata. Ma non furono questi gli atteggiamenti più diffusi. Dopo i primi giorni carichi d'angoscia, a prevalere fu l'ostinata volontà di resistenza della popolazione civile. Donne, bambini, ragazzi, anziani, quanti non potevano essere mobilitati, diedero il loro contributo subentrando nel lavoro dei campi, nelle fabbriche, impegnandosi nella difesa contraerea e nella costruzione di punti fortificati attraverso la cosiddetta milizia popolare. Nelle città minacciate la collaborazione della gente fu sollecitata in modi diversi. Si costituirono squadre di protezione antiaerea, incaricate di spegnere gli incendi provocati dalle bombe. Centinaia di migliaia di persone, in prevalenza donne, scavarono trincee ed eressero barriere difensive a Mosca, Smolensk, Leningrado, Kiev, Odessa. Negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole furono reclutati non meno di due milioni di volontari. La richiesta di arruolamento volontario fu particolarmente massiccia a Mosca e a Leningrado, dove intere divisioni furono costituite da volontari anziani o giovanissimi, poco addestrati e male armati, che avrebbero pagato duramente la loro strenua volontà di non arrendersi. Tra questi gli emigranti politici naturalizzati come cittadini sovietici. Il berlinese Stefan Doenberg ricorda oggi a questo proposito. Tra gli emigranti in Urs trovai tanta solidarietà, tanta attenzione per i bambini. Potei studiare. Nel 1941 riuscii a concludere la scuola dell'obbligo, pochi giorni prima dello scoppio della guerra. Quando iniziò, il 22 giugno, io ebbi una reazione molto spontanea. Corsi al presidio militare e chiesi di arruolarmi come volontario. C'era una fila lunghissima, ma non vollero prendermi. Sei ancora troppo giovane, mi dissero. Hai solo diciassette anni. Ci rimasi molto male. Una settimana dopo capitai nelle brigate del Consomol di Mosca che costruivano difese nelle retrovie. Una volta ruolato vidi terribili combattimenti che si svolsero attorno a Smolensk, sebbene la guerra non fosse inaspettata, rimanemmo sconvolti dalla sua violenza. Non potevamo però renderci conto della dimensione della tragedia che si era abbattuta sul paese. Dalla città caucasica di Kirovabad, il giovane azero Mirdamat Seidov, ancora minorenne, chiedeva a sua volta di essere accettato nelle file dell'Armata Rossa. Il 22 giugno 1941, giorno d'inizio della Seconda Guerra Mondiale, conclusi l'Istituto Tecnico di Mid Medicina a Kirovabad. In agosto entrai nell'Armata Rossa. Nei documenti risultavo un ragazzo di 19 anni, in realtà ne avevo 17, perché sono nato nel 1924. Divenni il comandante del presidio sanitario 677 nel reparto di artiglieria 308. Fu inviato a Sebastopoli. La casistica potrebbe essere molto ampia. Le future volontarie dell'aviazione mobilitate nella difesa civile. Nel giugno 1941 Ecaterina Polunina era intenta a correggere bozze in una tipografia moscovita in attesa dell'esito di un concorso indetto dal Ministero degli Esteri che l'avrebbe mandata a lavorare come traduttrice in Paraguay. Oggi è una veterana del 586 Reggimento aereo di caccia bombardieri che ricorda così il primo giorno di guerra. «Nessuno si sarebbe aspettato una domenica come quella. Noi, giovani del Consomol, ci impegniamo immediatamente per organizzare la mobilitazione tra gli studenti, per costruire difese nella regione di Mosca. Si offrirono volontari molti ragazzi dei rioni Kropotinski, Sokolonsky, Arbat. Si lavorò nelle trincee fino al mese d'ottobre». Molti furono i poeti che interpretarono lo stato d'animo della gente componendo dei versi entrati in molte canzoni. Paulina Hellman, frequentando un aeroclub a Gomel in Bielorussia, aveva imparato a lanciarsi con il paracadute, sapeva guidare un aereo e concludeva brillantemente la scuola di volo a vela, senza riuscire a diventare pilota a causa della bassa statura. Trasferitasi a Mosca per studiare lettere all'Università Statale, il 22 giugno 1941 si preparava a dare l'ultimo esame del terzo anno. In quella mattina piena di sole ero di un ottimo umore, ma a mezzogiorno si udì la parola guerra. Si chiudeva così un periodo sereno della nostra vita. Mi precipitai allora all'università dove, nonostante il giorno festivo, si era riunito un gran numero di studenti e di docenti. Nessuno aveva voluto rimanere a casa. Cominciarono a formarsi i gruppi di difesa della capitale. Anche i più illustri accademici decisero di entrare nella milizia volontaria. A tarda sera si apriva nella sala riunione del partito comunista dell'università una affollata assemblea degli studenti iscritti al Komsomol. Mancando l'energia elettrica, vari interventi si susseguirono alla luce fioca delle candele. La risoluzione finale fu breve. Tutti gli iscritti alla cellula universitaria del Komsomol si mobilitavano nella lotta contro il nemico. Tradurre in pratica quella decisione non fu però molto semplice, soprattutto per le ragazze che ricevettero dai militari la raccomandazione di continuare regolarmente gli studi poiché essi ritenevano che la guerra non fosse un affare di donne. La popolazione studentesca esclusa dalla leva di massa o perché d'età inferiore ai 18 anni o di sesso femminile fu invitata a collaborare alla difesa di Mosca e del fronte occidentale in direzione di Smolensk. Natasha Meklin, divenuta in seguito una delle eroine del 46esimo reggimento aereo, così rievoca l'estate del 41 nella sua autobiografia popolarissima in Urs. Allora, noi studenti dell'Istituto per l'aviazione di Mosca iscritti al Komsomol ci impegnammo a costruire linee difensive intorno a Orlov e a Bryansk. Eravamo in tanti, un vero e proprio esercito di studenti moscoviti. Lavoravamo come sterratori scavando fossati anticarro, innalzando barriere di terra, di sabbia e d'argilla alte tre metri. Spesso dovevamo aprire gallerie lunghe 30 o 40 chilometri a piedi nudi. Dormivamo dove capitava, su un mucchio di fieno, in qualche scuola vuota, in una legnaia. Di notte volavamo su Mosca. I bombardieri, noi continuavamo a scavare con accanimento, ma il fronte nemico era sempre più vicino. Nei primi giorni di guerra, ricorda Irina eh, Rokobolskaya, allora studentessa di fisica e rappresentante del Komsomol nel comitato centrale del KUS, gli studenti della facoltà di meccanica e matematica furono inviati a raccogliere il fieno nel Sovots di Dedinov, intorno a Mosca. Responsabile dell'organizzazione di un gruppo del Komsomol fu nominata Eugenia Rudnevna, un altro fu affidato a Kataria Dova, a sua volta futura eroina del medesimo reggimento aviatorio. A Azenia quel lavoro risultò molto gravoso perché il suo fisico era poco adatto all'attività sportiva. Cercò allora di far fronte alle sue difficoltà potenziando l'impegno. Polina Hellman contribuì invece insieme a molti docenti e compagni dell'ateneo alla difesa antiaerea e anticarro della capitale. La matricola della stessa facoltà, Alessandra Akimova, diresse invece una brigata di vita alla costruzione di trincee. Alestranza, Alessandra Makunina, studentessa della facoltà di geografia, è impegnata in una spedizione scientifica nella Taiga sugli Urali, quando riceve la notizia dello scoppio della guerra e dei primi bombardamenti su Kiev. Respinta. Come tutte le altre compagne di studi dal commissariato di leva di Ceniaminsk, cerca in tutti i modi di rientrare a Mosca, dove ha sede la sua università e dove vive la sua famiglia. Un'impresa non facile, perché proprio in direzione degli Urali si riversa la massa degli sfollati composta da donne, tra cui moltissime operaie delle fabbriche evacuate, vecchi e bambini che il governo sovietico vuole tenere al riparo dal prevedibile attacco del, alla capitale. Ma Alexandra, tipica rappresentante della nuova generazione, non intende arrendersi, a dispetto del fisico minuto, in un anno di vita studentesca aveva già preso il volo a vela, il paracadutismo, il tiro al bersaglio. La sua militanza nel Komsomol costituì un ulteriore elemento utile a convincere i soviet di Chelyabinsk a concederle il permesso desiderato. Dopo una settimana di viaggio compiuto in treno, sarebbe riuscita a raggiungere Mosca il 3 agosto per impegnarsi subito nel trasporto dei feriti e dei giovani inviati ad erigere difese in direzione di Smolensk. In settembre gli studenti rientrarono nelle rispettive facoltà e cercarono di conciliare le esigenze di studio con i turni di lavoro volontario, di domenica o di notte, all'interno delle fabbriche di armi o nella difesa civile. Ricorda ancora Irina Rocobolskaia. Mosca era al buio, brillavano solo le luci della contraerea. Alla gente erano già imposti i primi sacrifici. Non ancora quelli che avremmo dovuto affrontare in ottobre, quando i tedeschi stavano per arrivare nella capitale. Allora comprendemmo che in quella situazione, con i tedeschi alle porte, era inutile studiare, bisognava andare al fronte. Nell'ottobre del 41, quando la Wehrmacht è ormai alle porte di Mosca, all'Università Statale si aprono dei corsi per infermiere, per sciatori. Per imparare l'uso della mitragliatrice e dell'attività contraerea. Lo studio delle tradizionali discipline sembra ormai non avere alcun senso. Se la patria non è libera, neppure la scienza poteva esserlo, scriveva Zegna Rudevna a Blasco, il docente che l'aiutava a preparare la sua prima pubblicazione, in quei giorni arrivarono al governo centinaia di lettere di ragazze, assidue frequentatrici degli club, attive nelle scuole di volo, in servizio nell'aviazione civile, che chiedevano di essere inviate al fronte per combattere insieme agli uomini. Questo slancio di solidarietà le accomunava al sacrificio di quelle volontarie che negli anni della Grande Guerra avevano dato vita al reggimento femminile inquadrato nell'esercito russo, un evento unico nella storia militare europea, così come lo sarebbe stato quello della nascita di tre reggimenti aerei femminili impegnati sulla linea di fuoco dal 1942 al 1945. In quella seconda generazione di combattenti agivano però, oltre alla solidarietà nei confronti dei loro uomini, altri fattori come il bisogno di, salda di saldare un debito verso lo Stato socialista che, infrangendo un plurisecolare retaggio di subalternità, aveva loro consentito delle scelte, grazie al diritto allo studio, insieme alla coscienza di dover difendere il progetto comunista dall'aggressione del fascismo. Osserva infatti Alexandra Kimova. Quella guerra per noi fu terribile. Non era come le altre. In essa si scontravano due sistemi, il socialismo e il fascismo. Era una guerra tra due ideologie completamente diverse, la nazista e la marxista. Una guerra tra due modelli economici, quello dell'economia di piano e quello capitalistico. Per questo noi giovani avevamo capito di dover combattere strenuamente la vittoria del nazismo e del fascismo avrebbero significato la morte per il nostro paese. Posti di fronte a questa richiesta di arruolamento di massa, i comandi militari accettarono le volontarie sulla base delle loro specifiche qualifiche professionali. Furono inserite nell'armata rossa esperte in comunicazioni radio, utili al servizio informazioni donne medico ed infermiere per i reparti della sanità. Non furono invece ammesse nell'aviazione, nonostante il paese potesse contare su un gran numero di donne addestrate negli Aeroclub o già in servizio nell'aviazione civile. Ra la Rocolbo si mise a studiare medicina di notte pur di poter arrivare al fronte. Inna Passportring Knova, studentessa del terzo anno dell'Istituto per l'Aviazione di Mosca, futuro meccanico dell'eroina Lidia Litvak, si trovò in una situazione anal analoga. Chiesi ripetutamente di essere invitata al fronte, ma invano mi suggerirono di prepararmi per entrare nel servizio sanitario.